Ciao a tutti amici del canale YouTube, bentornati qui a Erdino Show, Arti e Mestieri, la trasmissione mia. Siamo qui in diretta per il 22esimo episodio di questa trasmissione. Purtroppo non ho potuto fare quello che speravo, come vi avevo anticipato nella settimana scorsa, ovvero di poter fare solo da narratore. Purtroppo YouTube ha delle regole molto stupide e soprattutto molto snervanti, a dire il vero, sul materiale ovviamente con copyright. Voi potete andare a vedere tutte le sigle, ok? Che volete su YouTube, digitando il nome dell'anime, del cartone, di un film, di qualsiasi cosa, lo potete trovare senza problemi. Poi uno decide di fare un video dove mettere tutti insieme queste video sigle, però non si sa per quale motivo viene bannato tutte le volte. Ben 5 cartoni che sono presenti in questa lista di videosigle che vi volevo proporre questa sera, me li bannano sempre, quindi purtroppo non li posso far vedere. Siccome YouTube non è neanche così gentile nel dirti quali sono i cartoni animati che ti bannano, ti manda una lista. Erano 10 cartoni, ok? Io ne ho trovati una 25ina all'incirca, praticamente levo metà episodio. Ho deciso di fare questo video protesta in questo modo, dove io praticamente vi parlerò, ok? La colonna sonora che sentite, quella priva di copyright, ok? Ho preso quella più semplice possibile, così almeno non ci sono problemi. Va bene YouTube? Ce la concedi? Almeno parlare possiamo parlare senza avere copyright stupidi? Perché io ancora non riesco a capire come sia possibile che un utente X mette una sigla e va bene, se la metto io non va bene. Questa cosa non la riesco a capire. E infatti molte persone che ho contattato, che conoscono e fanno gli youtuber da molto più tempo di me, e mi hanno detto che stanno cambiando tutti la piattaforma, c'è chi ha smesso, chi non fa più video e tutto quanto. Siccome sappiamo che le immagini sono più belle da vedere rispetto a uno che parla, io questo lo comprendo, ho deciso di fare una cosa. Io su Facebook ho un gruppo privato rinominato per l'appunto Prenesse Studios, quindi chi vuole aggiungerci ci può aggiungere in modo molto semplice, aggiungervi lì e vedere la puntata come doveva essere. Questi ultimi episodi, che poi tra l'altro abbiamo fatto solo il primo, che non si sa per quale motivo una stessa casa di produzione giapponese mi ha vietato di riprodurre delle sigle, però quelle della settimana scorsa sono andate bene. Non si sa per quale motivo. La Nippon Animation mi ha proibito di proiettare la videosigla di Judo Boy di Pat Ragazza del Baseball, ad esempio, due su tutti. Però la settimana scorsa mi ha permesso di pubblicare Jin Geyser. Non capisco, ok? Comunque, va bene, non fa nulla, andiamo avanti. Scusatemi ragazzi, non ho avuto modo di potermi preparare meglio, quindi sto cercando di recuperare all'errore che ci ha dato YouTube. Quindi magari leggerò, ok? Però ci tenevo a mettere l'episodio il giorno che andava messo. Amici del canale, bentornati. Quest'oggi il nostro episodio è dedicato ai cartoni animati sportivi degli anni 80. Molti non li ricorderete, altri sono indimenticabili e le emozioni che ci hanno lasciato sono sempre troppo vive nella nostra mente. Cominciamo subito la nostra carrellata e mi raccomando, se ne ho dimenticato qualcuno, scrivetelo nei commenti. Partiamo dalla prima serie di cartoni animati dedicati allo sport, ovvero quelli sul baseball. Ne abbiamo tre. Il primo, secondo me, è il più bello, ovvero Pat la ragazza del baseball, uno dei primi cartoni animati dedicati al mondo femminile, con protagonista per l'appunto una donna. Il secondo è il fighissimo del baseball, che però a me, non so, in particolare mi ricordava un po' una scopiazzatura di Gigi la Trottola sotto certi punti di vista, quindi non lo so, onestamente non mi ha mai troppo entusiasmato. E il terzo, non so se ve lo ricordate scrivetelo nei commenti, era Mr. Baseball. Poi ovviamente c'è il calcio, lo sport nostrano. Parliamo di un gruppo di ragazzi, ovvero i Super Boys, che uscì prima di un altro cartone famosissimo, ovvero Ollie e Benji.
le famose scene dei campi interminabili, insomma, bellissima questa cosa. Il terzo cartone, sempre sul calcio, ma un po' forse dimenticato, anche questo se mi sbaglio mettetelo nei commenti. La sigla è cantata da Cristina D'Avena e il titolo del cartone era Palla al centro per Rudy. Adesso passiamo a uno sport tecnicamente femminile, ma nel corso degli ultimi anni si è spostato anche molto sul genere maschile, nella vita reale parlo, ovvero la pallavolo. Ci sono due cartoni fondamentali e sono Mimì e la nazionale di pallavolo e Mila e Shiro. Quante di voi ragazzi che state guardando questo video non avete sognato una storia d'amore come quella di Mila e Shiro? Un altro cartone che parlava di sentimenti, comunque di un'arte marziale, ovvero il judo, aveva la sigla che faceva questo: con un colpo mio mortale gliela farò pagare. Ragazzo, tu non mi seguire, rispetta questo mio dolore. Ovvero Judo Boy, immancabile ragazzi, sempre se si parla di judo, il mitico Ugore del judo, anche Gigi la Trottola, che in realtà rappresentava più di uno sport, perché se vi ricordate bene il cartone animato c'era il basket e il ping pong, poi se non ricordo male c'era anche il tennis, può darsi, non so se mi ricordo male, tanti altri sport, il nuoto ad esempio, tanti altri sport. Passiamo anche agli anime, che hanno veramente cambiato un po' la storia di tutti noi. E il primo anime di cui voglio parlare è proprio uno sul pugilato. Penso uno dei più belli di quegli anni. Tra i cartoni animati sportivi, secondo me, è uno dei migliori. Non il migliore, ma vi dirò qual è il migliore più tardi. Lo tengo per ultimo. Insieme a tanti altri cartoni, Rocky Joe rappresenta veramente l'emblema dell'animazione giapponese, secondo il sottoscritto. Sul pugilato c'era anche Forza Sugar, che aveva una canzone molto bella, una sigla molto bella, specie quella italiana. Ci spostiamo anche un po' su un discorso più meccanico, quindi di automobili. Super Match Auto 5, Supercar Gettinger e soprattutto il più grande di tutti. Perché tu da grande di lui ti ricorderai, Ken Falco, il super bolide. E poi per concludere il super campionissimo, Grand Prix. Poi c'è anche un altro cartone animato, un po' forse bistrattato perché non era proprio bellissimo, bisogna dire la verità. La sigla è abbastanza strana, un po' ambigua e soprattutto anche un po' la storia, forse un po' troppo ripetitiva. Parliamo del tennis con Jenny la tennista. Andiamo avanti. Un'altra serie, insomma, di cartoni animati importanti sono stati quelli sui ninja, ovvero con Nino il mio amico ninja. Io ho sempre visto la versione ninja di Doraemon, quindi è sempre stato molto divertente. E ogni volta poi che vedo Nino il mio amico ninja mi fa pensare sempre a due miei amici. Nino al mio amico Daniele, mentre l'amico suo, che è il famoso Ken, nome tipicamente giapponese, mi fa pensare al mio amico Valerio, perché stanno sempre insieme questi due per lavoro e quindi mi ricordano proprio Ken e Nino il mio amico ninja. Manca solo il cane, se qualcuno si vuole proporre per fare il cane non ci sono problemi. Un altro sempre su ninja, che poi alla fine non si è mai capito perché nella sigla dice ninja, judo, karate, fa tutto, pure lui, un po' come Gigi la Trottola, era Sasuke. Un altro di questi, tra quelli che vi avevo proprio ripescato a fondo del barile, a schiare il barile, era un altro cartone che però aveva la sigla giapponese, rinominato per l'appunto l'invincibile Shogun. Quanti di voi se lo ricordano? Scrivetelo nei commenti. Comunque, concludiamo questa puntata un po' rabbiosa nei confronti di YouTube, ma non nei confronti vostri. Io spero che questo messaggio sia arrivato, ragazzi, che guardate il video. Cioè, io mi sono presentato con il mio quaderno dove prendo gli appunti per il semplice fatto che ci tenevo a pubblicare la puntata questa sera, che è il giorno della puntata. Quindi mi dispiace, non vorrei sembrare che sia un obbligo verso di voi, ma in realtà è semplicemente un piacere e un rispettare la mia parola e il mio impegno. Andiamo avanti. Questo cartone l'avevo dedicato nel video a tutti i nonni presenti e quelli che stanno nell'altra dimensione. Questo cartone è uno dei miei preferiti e corrisponde al nome di Sanpei.
possiamo dire che non è proprio un cartone sportivo, però al suo interno si trovano molti riferimenti sul codice del Bushido, sulle arti marziali, sul spirito del sacrificio, tutti i valori, insomma, tutto. Vabbè, poche storie, si parla di cane guerriero, quindi cane guerriero qui in mezzo ci deve stare. Bene. Qui c'è il rischio che se esco di casa poi dopo non metto cane guerriero in questa lista, c'è il rischio che mi corcano di botte. A Roma corcare significa menare, cioè riempire. Come ultimo non possiamo non citare forse il cartone più bello in assoluto, per me lo è, l'anime sportivo più bello in assoluto. Sentimenti, valori, storie, personaggi, cioè che più ha più ne metta veramente. Da 50 anni, quasi 51, non perde mai un colpo. Gente continua a emulare il protagonista con delle donazioni, con dell'impegno, con delle buone parole, con tutto. Ed è una cosa spettacolare cosa sono riusciti a fare i cartoni animati in questi anni. Quindi ve lo presento nel modo più sublime. Il cartone animato che ha rappresentato, penso, 4 generazioni ormai. Signori e signori, al primo posto in assoluto per me, ma penso per tante altre persone, c'è Tiger Mask, l'uomo tigre, il campione. Già se guardate la sigla, i primi 3 secondi vi fanno capire tutto. Naoto, che esce dalla bocca di una tigre alata, zompa, si trasforma in un attimo nell'uomo tigre e poi appare la scritta l'uomo tigre, il campione. Cioè già quei 3 secondi valgono tutti e 105 gli episodi, ragazzi. Fatemi sapere voi che ne pensate, sempre forza uomo tigre. Mi raccomando, purtroppo vi dovete accontentare di questa trasmissione un po' così, senza purtroppo immagini né niente, ma YouTube è questo quello che vuole. Quindi vi invito a iscrivervi sul mio gruppo e la mia pagina di Facebook, Preneste Studios, dove potete vedere la puntata che doveva essere e che purtroppo non è stata. Vi do appuntamento alla prossima settimana con l'episodio numero 23, che probabilmente sarà così come quello di stasera, dedicato a tutti gli altri cartoni animati. Io ci provo a farlo come volevo farlo e metterlo su YouTube. Male che vada, se vi iscrivete sulle mie pagine Facebook, lì lo potrete vedere. Un saluto e alla prossima. Ciao del